Ieri 18 febbraio fitti incontri tra il MIUR e le organizzazioni sindacali sul concorso Autovalutazione delle scuole 2016 Aree a rischio. Concorso confermati 63.712 posti totali, di cui 57.611 comuni e 6.101 di sostegno. In arrivo i bandi con circa 111 procedure concorsuali. Alle organizzazioni sindacali sono state consegnate la divisione dei posti a livello regionale per ordini di scuola e classi di concorso. I numeri delle tabelle riguardano i posti che saranno assegnati con il concorso, a cui si devono aggiungere il 50% spettante alle CAE e gli ulteriori inserimenti disposti dalla magistratura. La legge 107/2015 impone inoltre di accorpare le procedure in base al numero di candidati utilizzando il numero dei posti messi a disponibilità, i criteri di aggregazione, quello geografico, posti, numero titolari per regione. Per alcune classi di concorso, come arabo, cinese e giapponese, le procedure saranno allocate nelle università che hanno la strumentazione adatta. Il bando sarà fatto con le nuove classi di concorso e durante l'incontro le organizzazioni sindacali hanno protestato perché fino ad ora non hanno ricevuto alcuna informativa su questo delicato argomento. La tempistica ipotizzata? La prossima settimana, a conclusione dell'iter delle classi di concorso, il DPR, come sapete, alla Corte dei Conti, pubblicazione poi del DPR sulla Gazzetta Ufficiale e subito dopo uscita del bando. Interessati avranno 30 giorni per presentare le domande. Dopo il bando di concorso dovrebbe partire anche la procedura per la pubblicazione del bando TFA. Le organizzazioni sindacali hanno rilevato come tutta la partita sia inficiata dalla mancata soluzione del problema del precariato nella modalità prevista dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. Inoltre hanno eccepito come la distribuzione dei posti prima della mobilità lasci molti dubbi sull'efficacia delle immissioni da concorso per la copertura dei posti vacanti. Rapporto di autovalutazione. All'incontro hanno partecipato la presidente dell'Infarsi, dottoressa Anna Maria Aiello, e il direttore dell'Infarsi, dottor Paolo Mazzoni, e le organizzazioni sindacali rappresentative. L'informativa ha riguardato i tempi e le modalità per la definizione del rapporto di autovalutazione 2016, la valutazione esterna, il rapporto di autovalutazione per la scuola dell'infanzia e la revisione del decreto ministeriale 11 del 2014 alla luce della legge 107. La presidente dell'Infarsi ha comunicato i dati relativi alla valutazione delle 390 scuole scelte con estrazione casuale su base regionale. Le scuole interessate saranno avvisate la settimana prima dell'inizio della visita del nucleo esterno di valutazione e inizieranno presumibilmente intorno al 15 marzo 2016. A causa della mancanza di ispettori e personale preparato per la valutazione, il numero di scuole estratte sono la metà rispetto al 10% prevista dalla normativa vigente. Non sono mancate osservazioni e proteste da parte sindacale. La delegazione della CILD ha lamentato il mancato coinvolgimento della rappresentanza dei docenti nelle operazioni e ha rilevato come il sistema nazionale di valutazione sia nato con un peccato originale, cioè il tentativo di collegare la valutazione alle differenziazioni stipendiali e di carriera dei docenti. Gilda ha inoltre chiesto di non utilizzare la legge 107/2015 per quanto riguarda il sistema nazionale di valutazione, essendo due situazioni completamente diverse. Ha inoltre ancora protestato per il questionario dei genitori, che rappresenta uno strumento discrezionale e senza attendibilità scientifica. Le organizzazioni sindacali hanno infine chiesto di avvisare le scuole che avranno la visita del nucleo di valutazione esterno con un anticipo adeguato, una settimana, è insufficiente. Le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto integrativo aree a rischio con forte processo immigratorio. Nell'ipotesi vengono mantenuti i parametri già utilizzati per l'anno scolastico 2014-2015 per suddividere la somma di euro 18.458.933 lordo Stato. In chiusura, vi leggiamo il parere definitivo del Consiglio di Stato sul regolamento delle classi di concorso.
Le modifiche introdotte al sistema scolastico attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessa offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del governo. Questo è tutto per gli approfondimenti, vi rinviamo al sito della Gilda www.gildainse.it. Arrivederci.